esempio semplice, la cassa integrazione in deroga piace tanto ai sindacati. No, non è vero. Ok, non è vero. Dopo rispondo. Vabbè, piace a tante persone in Italia. Dopo spiego. Ma io credo che Renzi fa bene a dire sussidi di disoccupazione uguali per tutti. E io credo che non è necessario e giusto che milioni di italiani pagano per esuberi di Alitalia per 7, 8, 9, 10 anni di loro stipendi sui nostri soldi dei contribuenti, mentre gli altri dopo 12 o 18 mesi sono per strada. Landini. No, allora qui... Il rinnovamento di Renzi. No, ma voglio parlare anche della cassa, perché qui si dicono delle cose che non stanno in piedi. Allora, la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, in deroga ne parliamo dopo, non l'abbiamo inventata noi, l'ha inventata il governo Berlusconi e Sacconi per non fare la riforma degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione straordinaria e ordinaria non la paga lo Stato, la pagano le lavoratrici, i lavoratori e le imprese. E noi stiamo chiedendo che venga estesa a tutte le imprese, a tutti i lavoratori con un contributo, perché chi oggi non ce l'ha, piccole imprese, contratti a progetto, e perché non pagano questi contributi? Ma Landini favorisce l'idea di sussidi di disoccupazione uguali per tutti? Arrivo o no? Un altro punto. È un no? Sì o no? No, perché se ho sì... una proposta. No, ma se lei mi aspetta, io ho una proposta, okay. Perché non ragiono a slogan. Va bene. Noi perché stiamo scioperando? Stiamo scioperando per estendere la cassa integrazione a tutti, non che la paghi lo Stato, che venga pagata dai lavoratori, dalle imprese, tutte le imprese di qualsiasi dimensione e qualsiasi lavoratore con qualsiasi forma di lavoro, ed è una mutualità che permetterebbe di avere la cassa. Però c'è quella poi del... stiamo dicendo, arrivo a quella in deroga. Sì. Quella in deroga è pagata con i soldi del fisco. Cos'è ed quella è in deroga? È una cassa che viene data per chi non ce l'aveva. Gli artigiani, per alcune forme di lavoro, per ed le piccole imprese. La ed è a carico tutti. Della Alitalia. Fiscalità generale. All'Italia un'altra... Sì, ma tutte le porcherie che hanno fatto su Alitalia i vari governi, uno ne potrebbe raccontare molte, perché siamo arrivati lì. Non c'è solo un problema dei lavoratori, c'è anche un problema delle scelte di politica industriale non fatte, delle cavolate, delle campagne elettorali finti che si sono vissuti su quella roba lì. Benissimo. Quindi non scarichiamo sui lavoratori. Ma per quanti dopodiché, anni? Io dico, arrivo... Noi stiamo facendo arrivi una proposta... Arrivi a quello che dice Renzi, perché ora c'è un governo, Renzi lui non, dice... Renzi fa delle chiacchiere, c'è una delega in bianco che non si capisce che ma cosa lei fanno. A favore... Noi abbiamo una proposta, noi lo stiamo proponendo. E qual è? Integrazione per tutti, poi siamo perché venga istituita un'indennità in questo caso legata a chi è disoccupato, a chi è in cerca di lavoro, pagata dalla fiscalità ma generale. Per quanti anni per vuoi pagare la cassa integrazione? Per la quanti cassa, anni? 12 per mesi? 24 anni, mesi? Per 4, come adesso? È troppo 4 anni, ora, non perché, si può se permettere. No, lei li vuole, ma, cosa sta, ma se la pagano i lavoratori in e le imprese? In tutti i paesi. A me cosa gliene frega? No, io non ne voglio, paga lei? Io non no. Voglio urlare. E allora di che cosa sta discutendo? Si se fa io, la... Sa perché qual è la cassa integrazione? Vabbè. Glielo spiego io. Quando lei glielo ha finito di urlare io rispondo, no, perché ma, non voglio urlare. Allora, non allora, è il mio. No, ma però non può dire delle cose. Però, in modo se sereno. Non ti porti la cassa integrazione, aspetta, ma li licenzia. Non capisce questo ragionamento modo... oppure no? Landini. No, è chiaro. È in modo sereno. E ce la paghiamo con i nostri soldi. È in modo sereno. Che mi dovrei far licenziare. Ma riesci a essere sereno? Non è più giusto, aspetta. Non parlate di cose che non sono. Non è più giusto dare le politiche attive, le riqualificazioni che dà la dignità ai lavoratori di trovare un altro posto di lavoro e perché lo invece devo portare cacciare? Avanti per anni e anni. Ma chi l'ha detto? Ci sono aziende che si stanno riorganizzando. Noi stiamo chiedendo addirittura che incentivino sto i contratti di solidarietà. Sto parlando di miseria, centri di impieghi che non funzionano. Ma di che cosa sta... Ma quello è un altro ragionamento ma ancora. Fa parte, ma cosa sono c'entra legato. Con la allora, aspetti, facciamo il punto. Ora glielo dico io, Ma certo che c'è da riformare. Tiriamo un attimo il fiato. Ma guardi che là dove funziona, in Germania c'hanno 120.000 dipendenti. Se lei guarda quelli del pubblico, dei centri per l'impiego, ma lo sa che la maggioranza sono precari e li stanno licenziando? La riforma di Renzi, dove ci sono i centri del pubblico impiego Landini, che non pure funzionano, sta licenziando Landini, a fine anno delle le faccio persone vedere. Calma. Ma di cosa sta discutendo? Allora, voglio, non sarebbe il lavoro. Voglio far tranquillizzare un no, attimo è Landini. È un periodo, sì, io sento. Scusi, dopo sto zitto. La posso far mi tranquillizzare un attimo? No, ma non si può parlare io le senza sapere vedere. Di quello che le si faccio sta parlando. Vedere. Informatevi, civile, io sono informatissimo. Allora, le faccio vedere per tranquillizzarsi.